Segrate, proprio quando certi temi sembrano passati completamente di moda, tornano d'attualità, proprio perché l'uomo e l'opinione pubblica non smettono mai di confrontarsi con l'altro al di là della volta celeste. Domenica ce l'hanno ricordato bene Marco Franceschini e i tipi del Movimento Raeliano Italiano, la branca tricolore dell'associazione internazionale con base centrale a Ginevra, che sostiene che la vita sulla Terra sia stata creata dagli extraterrestri che vennero scambiati per degli dèi dagli antenati dell'uomo contemporaneo. I movimenti ed anche i rituali di accoppiamento furono tutti realizzati per ottenere bellezza, armonia ed equilibrio. Osservando questi incredibili progressi, il nostro governo si divise ed alcuni si chiesero se queste forme di vita artificiale non rappresentassero una minaccia. Avrebbe potuto la creazione distruggere i creatori? Decidemmo di permettere ai nostri scienziati di continuare i loro esperimenti, a patto che non creassero alcuna forma di vita intelligente. Ma la tentazione era troppo forte per questi scienziati ed artisti, che erano così entusiasti del loro compito di popolare un pianeta vergine. Così un giorno alcuni di loro decisero di trasgredire gli ordini e di creare degli esseri umani intelligenti come loro. Portate avanti una comunicazione molto particolare, soprattutto per i brianzoli e i milanesi. A chi rimane incuriosito da queste dinamiche, cosa potete dire? Non diffidate. Allora, noi siamo come dei postini, siamo qui a dare un messaggio che proviene dalle stelle, dagli extraterrestri, dagli Elohim, e invitiamo tutte le persone a informarsi. C'è un sito molto bello dove spiega questo messaggio proveniente dalle stelle, dagli extraterrestri, dagli Elohim, che è www.rael.org, dove praticamente tutte le persone possono andare a curiosare, a conoscerci, sia la parte scientifica ma anche soprattutto la parte filosofica, il bagaglio culturale, filosofico e scientifico che gli Elohim hanno dato a Rael circa più di 40 anni fa. Come si fa a spiegare alle persone qual è il vostro messaggio a livello internazionale? Allora, intanto il movimento raeliano c'è più di 45 anni che è nato prima in Francia e poi si è sviluppato in tutto il mondo. E ci sono paesi che si sta sviluppando ancora di più, come i paesi asiatici, l'Africa, in America, e è un messaggio che è rivolto a tutta la popolazione, è un messaggio d'amore, un messaggio di fratellanza, un messaggio in cui non bisogna credere ma capire, dove ci sono degli esseri come noi, che ci hanno creato scientificamente circa 25.000 anni fa e nel corso dei secoli hanno inviato dei messaggeri per ricordare all'umanità le nostre vere origini, dando anche dei messaggi filosofici, delle pillole di saggezza per vivere meglio su questo pianeta. La Bibbia non è un libro che parla di Dio. La Bibbia parla dell'interazione di un popolo con degli esseri venuti dal cielo, con una civiltà extraterrestre, possiamo chiamarla oggi. Nella Bibbia si parla esclusivamente di Elohim, che è un plurale, è im è un suffisso ebraico plurale che designa una popolazione. E la parola Elohim significa etimologicamente coloro che sono venuti dal cielo. Nella Bibbia non esiste mai la parola Dio, esiste la parola Elohim, esiste la parola Yahweh, che è il campo degli Elohim. Quindi quando voi leggete la Bibbia, sotto quest'ottica tutto prende un altro significato. E in effetti il 99% dei cristiani non conoscono il proprio testo sacro. I cristiani, io lo ero per, diciamo così, per vantaggio, per tradizione, perché nasci in Italia, ti battezzano, vai a messa, fai il chierichetto e senti le cose. Cioè, quello che conosciamo sono i brani che vengono letti in chiesa dal prete, o al limite qualcuno legge il Vangelo, ma nessuno si prende la briga di leggere la Bibbia.
e la Chiesa lo sapeva benissimo che la Bibbia è una bomba a orologeria, tant'è vero che per 1500 anni l'ha proibita la Bibbia. Non poteva essere, la Bibbia non poteva essere detenuta dalla gente. La gente veniva condannata per eresia se veniva scoperta con una Bibbia. Una persona che vuole contribuire dal punto di vista finanziario, comunque per farvi andare avanti, cosa deve fare? Chi sono i vostri massimi aderenti, sponsor, finanziatori? Allora, noi innanzitutto siamo tutti dei volontari, quindi chi ha voglia di aderire, chi ha voglia di dare dei contributi è libero di contattare magari qualcuno nella propria regione, nel proprio paese. Ci sono delle personalità nel nostro movimento a livello internazionale che sicuramente per la privacy non si può dire, giustamente, ma non c'è nessun obbligo, chi ha voglia di contribuire contribuisce, e anche questa sala qui l'abbiamo presa e l'abbiamo messa con i nostri soldi, perché visto che siamo tutti volontari, e quindi è un'associazione proprio per diffondere questo messaggio filosofico. Testimoniano la creazione degli eroi su questo pianeta. Chiaramente la Genesi non è un libro ebraico, è un libro che viene da prima, sono tradizioni molto più antiche. Questo libro è stato conservato e diciamo che le cose importanti sono rimaste intatte per migliaia di anni. Per una legge che dice che chiunque doveva ritrascrivere la Bibbia non avrebbe dovuto cambiare niente. In effetti hanno aggiunto molto, ma non hanno tolto niente. Oppure hanno tolto dei libri interi perché non andavano troppo bene, ma comunque questa è un'altra storia, fa parte della storia dell'ebraismo. Tutto quello che non andava bene, i libri di Enoch, tutte queste cose qui, li hanno tolti dalla Bibbia, perché erano troppo espliciti e andavano in contrasto con la credenza in un Dio unico. Un credo che fu messo nero su bianco da Claude Maurice Marcel Vaurillon, conosciuto come Raël, subito dopo l'incontro personale del giornalista francese con messaggeri da altri pianeti. Oggi il movimento lavora per creare un'ambasciata sulla Terra che sia in grado di accogliere l'arrivo dei fratelli da altri pianeti, che prima o poi torneranno dopo aver creato la vita sulla Terra 25.000 anni fa. Come vi è venuta anche personalmente questa intuizione di aderire a un movimento del genere? Beh, io sono raeliano quest'anno da 31 anni, sono entrato nel movimento nel 1987, all'epoca ero uno studente universitario, facevo una facoltà scientifica, ero alla ricerca e un giorno sono caduto proprio letteralmente su un libro in libreria, che era il libro che dice la verità, scritto da Raël, e in questo libro ho trovato, chiamiamola così, una visione che mi ha permesso di mettere insieme tutti i pezzi del mosaico e che mi ha fatto capire come siamo stati veramente creati su questo pianeta. Siamo stati creati da una civiltà extraterrestre grazie all'utilizzo molto avanzato del DNA e dell'ingegneria genetica. E da lì è cominciato il mio percorso nel movimento raeliano con gli insegnamenti di Raël e dopo 31 anni sono qui a parlarne in una conferenza. Chi sono i vostri finanziatori? Naturalmente senza entrare nella privacy, e chi può contribuire al vostro movimento? Beh, il movimento raeliano ha una storia di 40 anni, anzi di più, di quasi 45 anni. E durante tutti questi anni abbiamo messo da parte un piccolo tesoro che ci serve per uno scopo molto concreto, che è quello di costruire un'ambasciata ufficiale per gli Elohim, perché questo è lo scopo del movimento raeliano, l'obiettivo finale. Quindi la Svizzera è stata scelta perché è stato uno dei primi paesi dove il movimento raeliano è nato ed è soprattutto un paese neutrale. Quindi la nostra sede è a Ginevra, abbiamo una sede in Svizzera e chi contribuisce sono i raeliani, che contribuiscono con delle quote associative. Noi abbiamo varie associazioni nel mondo a seconda delle proprie disponibilità alla vita del nostro movimento e a mettere da parte quello che ci serve per il nostro obiettivo concreto, che è la costruzione dell'ambasciata degli Elohim, che sarà la prima ambasciata costruita sulla Terra dove accoglieremo una civiltà extraterrestre, e questo non è poco.